È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Parata di Castellini che finisce a terra col pallone. Torniamo un attimo indietro. Vedete il pallone sul palo. Il pallone che va sul palo. La parata di Castellini. Eccola ancora. Castellini è al di fuori della linea di porta. Poi cade col pallone sulla linea però. Vi ricordo che per essere gol valido il pallone deve aver superato interamente la porta, qui è alla linea di porta, qui è a cavallo, non gol quindi. Poi arriva Groppi, dà un calcio al pallone quando questo è tra le mani del portiere, è fallo e così sarà per l'arbitro. Piuttosto c'è da rilevare questo atterramento di Palanca ad opera di Ferrario, vedete che Palanca supera, torniamo un attimo indietro, fa superare il pallone. Ferrario col piede sinistro colpisce proprio la gamba sinistra di Palanca che finisce a terra, per l'arbitro tutto regolare. Veniamo ora a Milan-Lazio, due contestazioni da parte dei laziali. Cross di D'Amico verso Giordano, Giordano in contrasto con Bett finisce a terra, non sappiamo, non abbiamo le immagini, non possiamo dimostrare se c'è stato fallo o no, sta di fatto che Michelotti è proprio a due passi, deve aver visto bene e fa proseguire il gioco. Altra contestazione, cross di Citterio, sempre per Giordano. Stop volante di Giordano, poi Bigon tenta un colpo di tacco, la palla rimane a Giordano, che dribbla Bett, qui c'è un contrasto piuttosto duro, Bett allarga anche le braccia, Giordano finisce a terra, tutto regolare. Anche il Milan ha reclamato e qui direi che il fallo è più evidente. Vedete Antonelli supera il portiere, poi batte a rete, c'è Tassotti che si improvvisa portiere, devia con il braccio sul fondo. Antonelli reclama, Tassotti guardate si rivolta un po' spaventato, ma per l'arbitro, l'arbitro non ha visto, era forse lontano, tutto regolare. Veniamo ora a Fiorentina-Juventus, contestato il gol della Juventus, vedete Sacchetti in azione, Tavola che lo contrasta, lo butta per terra, qui non è inquadrato, pare che il Guardialini abbia sbandierato l'intervento di Tavola su Sacchetti, poi l'azione prosegue da Cabrini a Marocchino, vedete come si sviluppa la fondo di Marocchino, il suo centro e il tocco bellissimo di Bettega e il gol viziato però da quell'intervento iniziale. Qui siamo a Perugia, nel finale Perugia-Cagliari 1-0, a fondo di Rossi, Lamagni vedete con un braccio ostacola Rossi, poi Rossi però tiene il braccio di Lamagni, sta di fatto che Rossi finisce a terra, l'arbitro fischia un fallo contro il Perugia per simulazione e questo è tutto con la moviola per il momento. Per gli appassionati di ciclismo un avvertimento, poco fa è arrivato in studio Beppe Saronni e Adriano De Zan lo intervisterà nel corso della domenica sportiva. Passiamo allo sci, sulla pista francese di Praloop, Herbert Planck, piazzandosi stamane al secondo posto dietro lo svizzero Peter Müller, ha riscattato l'umiliazione subita col 30° posto sulla pista di casa in Val Gardena. Planck ha inoltre accreditato coi fatti la tesi secondo la quale la pesante sconfitta era da addebitare non ad un improvviso calo di forma, ma a cause facilmente individuabili negli attrezzi, sci o scioline, adoperati nella libera cardenese. Vediamo il servizio di Alfredo Pigna. La discesa libera di Praloop, in dubbio fino all'ultimo momento per la clamorosa contestazione dei migliori discesisti, è stata vinta dallo svizzero Peter Müller, eccolo all'arrivo, davanti all'italiano Herbert Planck. Alla vigilia della gara, Herbert Planck, che vedete in azione, pur condannando con gli altri più titolati colleghi il tracciato francese definito troppo facile e comunque indegno per una gara di Coppa del Mondo, aveva esplicitamente escluso di avere quei problemi di materiali di cui tanto si era parlato dopo la disputa della libera di Coppa in Val Gardena. Il che, fra l'altro, aveva provocato un certo scetticismo fra gli addetti ai lavori, essendo notoriamente Planck, campione tagliato più per tracciati veloci, tecnici e possibilmente ghiaccianti, piuttosto che per autostrade e per scivolatori, come la libera di Praloop. Come vedete, Planck ha smentito i pronostici
riportandosi sui livelli della libera inaugurale di Val d'Isère, dove pure si piazzò secondo dietro all'austriaco Wirnsberger, oggi soltanto undicesimo, davanti a un Klammer, dodicesimo, più che mai alle prese con problemi tecnici e psicologici. Terzo il norvegese Hocker, seguito dagli austriaci Weirreiter e Griezmann. Deludenti gli altri italiani, Kirschbaumer il migliore dopo Planck, soltanto ventottesimo. L'atleta che vedete in azione adesso è Anne-Marie Moser-Pröll, più che mai decisa a tornare dominatrice in Coppa del Mondo in vista delle prossime Olimpiadi Bianche di Lake Placid, suo unico dichiarato traguardo per questa stagione. La Pröll ha vinto tutto e ha battuto tutti i record, le manca soltanto l'oro olimpico. Con la vittoria di oggi, la fuoriclasse austriaca ha scavalcato nella classifica di Coppa del Mondo la svizzera Nadig, oggi seconda, e Annie Wenzel, terza oggi e anche nella classifica generale di Coppa. Migliore delle italiane, Carla Gravina, diciottesima. Yolanda Planck si è piazzata ventunesima. Il pronostico in casa azzurra, per la verità, è stato rispettato. Speriamo lo sia anche quello che vede le nostre ragazze favorite nelle prossime gare di slalom. Come squadra le nostre slalomiste sono la più bella realtà dello sci mondiale femminile. E diamo ancora una notizia di sci. La Finlandia ha vinto la staffetta 4x10 km di fondo, con la quale si è conclusa a Brusson la due giorni internazionale valdostana. Al secondo posto l'Italia, che con Rupil, Vanzetta, De Zolte e Capitanio ha preceduto Norvegia, Germania orientale e Svezia. E siamo alla pallacanestro. Mercoledì prossimo sono in programma gli incontri dei quarti di finale delle Coppe Europee. Il TG1 trasmetterà nella rubrica Mercoledì Sport, in diretta da Rieti, la cronaca del secondo tempo di Arrigoni Olympiakos. Ma veniamo al campionato, come abbiamo detto nel sommario d'apertura, conferme di Billi e di Sinudine in A1. Domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra le due capoliste. E Pintinox Brescia, che battendo la Gabetti aggancia i torinesi della Grimaldi nella corsa ai play-off. In A2 il fatto del giorno è la vittoria del Banco Roma a Venezia con la Canon. E di questa partita vi proponiamo le fasi finali con il commento di Aldo Giordano. Queste immagini vi giungono dal campo dell'Arsenale in Venezia. La Canon in maglia granata sta disperatamente tentando di rimontare 6 punti di vantaggio del Banco Roma in maglio bianco-celeste. Adesso sono 4, ha segnato Serafini, 8 punti per lui. Vedete Tomassi, ecco l'attacco del Banco di Roma che ha condotto in testa il primo tempo con 1 punto. È Tomassi che serve Castellano. Naturalmente il Banco di Roma cerca di controllare il pallone ed è Malachin che era andato al tiro e ha subito un fallo. Graziano Malachin, autore finora di 16 punti, vedete l'arbitro Bartolini di Grosseto che dirige col collega Baldini di Firenze. Adesso è X sullo sfondo, c'è un time out e questo tempo morto ci consente di fare il punto della situazione. Vedete l'Arsenale gremito come sempre. Vi avevo detto di X che è stato il mattatore della partita, ha segnato 37 punti fino a questo momento, mentre Graziano Malachin torna sulla linea di tiro libero per effettuare i suoi personali. A bersaglio il primo tiro libero, fino a questo momento non ha mai sbagliato dalla lunetta, 5 su 5 per lui, 6 su 6 adesso, 18 punti per Malachin dopo X e dopo Davis. È stato sicuramente il grande artefice del vantaggio fino a questo momento conseguito dal Banco di Roma. E c'è ancora il Banco di Roma in attacco, va a schiacciare X, 39 punti per lui. Il Banco di Roma è ormai in vista del filo di lana. Carraro, Serafini, a bersaglio anche Serafini con questo gancio, ma ormai il tempo sta per scadere. Ecco il pressing della Canon. Tomassi si libera bene ed è proprio in questo istante che termina l'incontro. Il Banco di Roma ha vinto a Venezia 97-93 e ha superato in classifica la diretta rivale Canon. Pallacanestro Serie A1, Isolabella Antonini 95-81, Sinudine Grimaldi 105-86. A Roma Billi Eldorado 111-96, Pintinox Gabetti 87-78, Arrigoni Giolli Colombani 77-73, Emerson Scavolini 105-83,
a Mestre Fabia Superga 92-89. La classifica. Billy e Sinudine 32 punti, Arrigoni ed Emerson 28, Gabetti 26. Serie A2, a Venezia Bancoroma Canon 97-93, Sarila Diario 99-78, Liberty Mercury 89-82, a Cagliari Hurlingham a Centro 97-95. Postal Mobili Makeup 94-91, Honky Mobium 75-71, Pagnossin Rodrigo 102-92. La classifica, Hurlingham 28 punti, Pagnossin 26, Liberty e Bancoroma 24, Canon e Mercury 22. Buonasera. Beppe Saroni in studio con la fidanzata, la 18enne Laura. Allora, quando le nozze? Ma prima o poi faremo anche questo passo, comunque ci vogliamo pensare bene. È vero che porterà Moser come testimone? Non abbiamo ancora deciso. Comunque c'è anche questo pericolo. Senti, ciclocross sport di stagione. Oggi a Solbiatellona c'è stato un ciclocross internazionale, ha vinto Thaler, il tedesco occidentale, ex campione del mondo, 14 secondi su Vaniera, 2.30 di Tano, il campione del mondo dei dilettanti, a 3.20 quarto tuo fratello, tu ottavo. Dopo questa prova, Martini, questa è la notizia del giorno, ti ha offerto la maglia azzurra per il campionato del mondo di ciclocross che si disputerà a fine mese a Zurigo, in Svizzera. Tu cosa hai risposto? Ma ho parlato un po' con Martini, mi ha fatto la proposta di azzurro, comunque se è per far compagnia a mio fratello che è campione italiano potrei anche farlo, però non vedo, ci penseremo su un po'. Ecco, ecco, potresti fare il gregario a tuo fratello, che è il tuo una volta gregario più fedele. Senti, tu fai del ciclocross perché ti piace, per mantenerti in forma, per i soldi o proprio per far piacere a tuo fratello, che così ha un po' di gloria, va in giro? Ma diciamo che un po' di tutto questo. Infatti ieri ho corso a Parigi in coppia con mio fratello, quindi ho dato una mano anche a lui, anche se, insomma, a dir la verità è lui che l'ha data a me. Oggi ero lì vicino a casa e ho fatto un piacere ai miei sportivi, quindi... E il ciclocross, diciamo che... Ieri a Parigi hai stracciato Hinault. Avrete certamente parlato anche del Giro d'Italia. Allora, Hinault viene o non viene al Giro? Ma io ho parlato con Hinault e lui mi ha detto sinceramente che non ha nessuna intenzione di venire al Giro. Comunque avrà degli interessi con la sua casa, quindi... Sarà la casa a spingere. Comunque penso che né tu né Moser facciate qualcosa, non gli telefonate, certo, no, dai, noi, vieni, che abbiamo noi voglia di vedere. Non spingerete di sicuro. Senti, Moser ha dichiarato che all'inizio di questa stagione rallenterà un po' il ritmo, cioè non parteciperà a tutte le classiche di primavera perché farà giro e tour. Tu cosa farai? Ma io in pratica ho cominciato con questi due cross, farò due riunioni in pista e 2-6 giorni, quindi diciamo che ho intensificato la mia attività. Così, oltre all'anno scorso che ero partito un po' più lentamente, quest'anno ho ritenuto opportuno fare anche le 6 giorni di Milano. 6 giorni di Milano in programma dal 9 al 15 febbraio. Ieri abbiamo telefonato per caso a casa di Gimondi, ci hanno detto che era fuori per allenarsi. Non sappiamo se per mantenere anche lui la linea o perché pensa a un ritorno proprio per essere il tuo avversario alla 6 giorni, visto che non ci sarà Moser. Tu sai qualche cosa circa un possibile ritorno di Gimondi? Ma ho sentito anch'io qualcosa che Felice si sta ritornando in bicicletta, non so se è per farla 6 giorni o per tenere la linea. Comunque se ritornerà la 6 giorni io sono molto contento perché darà un'altra soddisfazione ai suoi tifosi che sicuramente non l'hanno ancora dimenticato. Allora, per concludere, tu non sai ancora se farai o meno il campionato del mondo di ciclocross. Hinault non ha molta voglia di fare il Giro d'Italia e Gimondi invece ha molta voglia di ritornare in pista. Allora potremmo concludere con un primo piano di Laura, della tua fidanzata, e passare a Sassi per il gol della settimana. Di gol belli ne abbiamo visti 2 o 3. C'è stato quello di Tendi a Firenze, lo stesso di Bettiga sempre a Firenze. Noi abbiamo scelto, crediamo che il più bello sia comunque quello di Milano, quello di San Siro, di Chiodi, il primo di Chiodi. E lo vediamo subito nelle immagini. Eccoci a San Siro, e De Vecchi, D'Amico tocca con la mano ma l'arbitro lascia correre, giustamente, da Bigon verso Maldera. Maldera dà un'occhiata, vede Chiodi, il suo lancio e al volo Chiodi di destro colpisce nettamente Pulito e infila Cacciatori. Rivediamolo ancora questo gol.
Intanto vi ricordo che nella classifica dei marcatori è in testa Rossi con 12 gol, seguito da Altobelli con 8, Savoldi e Giordano hanno 7 punti. Ecco ancora il cross di Maldera verso Chiodi e il suo tiro. E dopo questo veniamo alla Serie B. Prima delle partite vediamo i risultati e la classifica della serie cadette. A Bergamo Spal-Atalanta 1-0, Brescia-Verona 1-1, Cesena-Monza rinviata per neve, Lanerossi-Vicenza-Lecce 1-1, Matera-Pistoiese 0-0, a Catania-Campo Neutro, Palermo-Como 0-0, Parma-Genoa 1-0, Pisa-Bari 0-0, Sampdoria-San Benedettese 1-1, a Taranto-Ternana-Taranto 2-0. La classifica della Serie B. Como punti 24, Vicenza, Bari, Pistoiese 19, Spal 18, Palermo, Atalanta, Verona, Pisa e Genoa 17, Brescia 16, Monza, Cesena 15, Lecce, Sampdoria, Parma e Ternana 13, San Benedettese, Taranto, Matera 12. Cesena e Monza hanno giocato una partita in meno. Nella giornata dei tanti pareggi, 6, e delle poche reti, 10, le prime quattro in classifica fanno un passo in avanti e la Spal, che vince a Bergamo, ne fa 2. Così come fa in coda la Ternana, che fa bottino pieno a Taranto. Qui state vedendo lo 0-0 del Bari a Pisa con le prodezze del portiere Grassi. L'altro pari importante, ovviamente, è quello del Como in Sicilia col Palermo. Deve dolersi invece il Vicenza, che il punto in più lo ha ceduto in casa a Lecce. Torniamo a Pisa, dove i toscani hanno bucato una gomma dopo 3 vittorie consecutive, anche se hanno giocato col solito impeto. Qui ne fa le spese il portiere barese, travolto da una discesa sulla sinistra. Per questa caduta sarà poi ammonito per simulazione. Azione del Bari con Chiarenza e poi sul calcio d'angolo bella girata di Bacchini. Poi è la Torre che si fa bloccare da Ciappi, come vedete. Ecco il gol di Barbana annullato per fuorigioco. Su punizione il palo di Cantarutti. Riprende Di Prete e salva Sasso. Altro stop difensivo barese, questa volta di Garuti. E un ultimo omaggio alla giornata felice di Grassi. Onore alla Spal che insidia le prime. Ecco il gol vincente a Bergamo, il lancio di Rampanti per Criscimanni, che si libera molto bene e offre a Gibellini il pallone del suo 6° gol stagionale. L'Atalanta cercherà poi la rimonta per quasi un'ora, ma la bravura di Renzi, che vedete, e della difesa ferrarese sposteranno sempre il gioco nella neutralità del centrocampo. Passiamo a Vicenza. Questo è il vantaggio dei biancorossi su punizione girata di testa in rete da Sanguini. Nella ripresa il pari del Lecce. Avanza sulla sinistra il Re, lo vedete? Centra, Magistrelli corregge e Biagini vince il contrasto con Redeghieri. 1-2. Infine la vittoria del Parma che tira giù il Genoa. Ecco il gran tiro di Palanti deviato da un genoano. Girardi respinge come può e Bonci segna. Ecco, vedete, Palanti. E Bonci va a prendersi gli applausi nella neve, quella stessa neve per la quale Cesena Monza è stata rinviata a domani. Eccoci all'automobilismo, alla Formula 1. La stagione 1980 sarà aperta domenica prossima dal Gran Premio d'Argentina, che riporta alla memoria Fangio e le sue 4 vittorie consecutive, dal 54 al 57, 2 volte con la Maserati, 1 con la Ferrari ed 1 con la Mercedes. Le novità di quest'anno sono tante, soprattutto per quanto riguarda le vetture. Per la domenica sportiva, Gino Rancati è andato a dare un'occhiata alle macchine italiane. Ecco il suo servizio. Domenica 13 gennaio comincia con il Gran Premio d'Argentina il campionato mondiale di Formula 1. 3 saranno le marche italiane che prenderanno parte al grande circo 1980. Alfa Romeo, Ferrari e la torinese Osella, nome nuovo in Formula 1 ma non nel mondo delle corse.
di tutte le squadre partecipanti al mondiale, da battere la Ferrari, campione del mondo 1979, e che ha portato Jody Scheckter e Gilles Villeneuve ai primi due posti della classifica piloti. Dicono che il circuito Paul Ricard Le Castellet tra Tolone e Marsiglia, grazie alle condizioni ambientali, sia il paradiso per la macchina da corsa. Ci siamo andati per le ultime prove europee della Ferrari. Questo purtroppo il quadro che ci aspettava. A Gilles Villeneuve abbiamo chiesto quali siano le differenze fra la T4, campione del mondo, e la nuova T5. Actuellement, on n'a pas vu hier et aujourd'hui, on n'a vu aucune différence entre la T4 et la T5. Non posso dire oggi quali siano le differenze tra la T4 e la T5 a causa della neve, della pioggia, della nebbia, di questo tempaccio, insomma. Ma le prove fatte qui settimane fa con Scheckter ci hanno fatto capire che la T5 è superiore alla T4 anche perché offre maggiori possibilità di messa a punto. E spero che ciò verrà confermato già in Argentina ed in Brasile. È interessante notare la valutazione tecnica fatta dal pilota sulle maggiori possibilità di messa a punto della T5. Vuol dire che è uomo che pensa anche alla meccanica e non soltanto all'acceleratore. La Ferrari è la marca che ha vinto, e sono 79, il maggior numero di grandi premi e da tanta voglia di vincerne ancora molti. Sole invece al Paul Ricard per l'Alfa Romeo. È il giorno del ritorno di Patrick Depailler dopo l'incidente con il deltaplano. L'Alfa ha perso il suo bel colore rosso per motivi di sponsorizzazione. I primi passi sono sempre difficili, ma le speranze non mancano. Patrick Depailler ha la sua prima impressione dopo aver guidato la monoposto Alfa Romeo. Come sapete, io avevo due cose da verificare: scoprire la vettura e conoscere le mie possibilità attuali su di una Formula 1. Finalmente mi sono reso conto che sono in condizioni di guidare ancora e che sarò pronto il mese prossimo. Le mie impressioni sulla macchina sono buone, ma non sono ancora andato tanto forte per poterla giudicare appieno. Ma ho capito che ha un elevato potenziale e che sarà già competitiva dal Gran Premio d'Argentina. Un gros potentiel e je crois que cette voiture sera compétitive dès le Grand Prix d'Argentine. Merci Patrick. Carlo Chiti, ingegnere direttore generale dell'Autodelta. Ingegnere, qual è stata la ragione che ti ha portato a scegliere Patrick Depailler? E le ragioni sono almeno due, le principali. La principale è che Patrick Depailler è per noi uno dei migliori piloti collaudatori. Infatti lui ha provato e collaudato tante macchine, anche fra le quali la famosa Tyrrell a sei ruote. E quindi penso che nessuno abbia mai guidato tanti tipi di vetture come lui. Secondariamente perché noi, avendo praticamente fatto una vettura nuova, essendo nuovi noi nella messa a punto e in tutto quello che si può parlare di ricerca, di esperienza, avevamo bisogno di una presa di terra, cioè di una qualcosa di positivo che potesse dirci veramente, quando fosse stata provata dall'uomo, dal pilota, in che condizioni poteva essere la macchina e in che modo sviluppare le ricerche. Se avessimo preso tutti dei giovani, come forse sarebbe stato auspicabile per il pubblico italiano, si potrebbe trovati a un certo punto a non sapere se era migliore la macchina del pilota o viceversa. Dal 13 gennaio ne sapremo di più sia sull'Alfa sia su Depailler ed anche su Giacomelli e Brambilla. Enzo Osella, torinese, 40 anni, il terzo nome italiano della Formula 1, Ferrari, Alfa Romeo, Osella. Per saltare dentro in questa avventura ci vuole del coraggio, eh? Beh, diciamo che ce n'è voluto e parecchio, anche perché non nascondo che è da anni ormai che si pensa a questo salto e solo adesso ci siamo sentiti sufficientemente robusti per entrarvici. Abbiamo voluto quest'anno nel 79 avere una verifica nelle monoposto, abbiamo fatto una stagione in Formula 2 accettabile, ci siamo verificati sufficientemente, per cui adesso abbiamo deciso di entrare, anche perché penso adesso mai più. Quindi... Perché il motore Ford? Purtroppo il motore Ford, oserei dire. Purtroppo è l'unico motore esistente in commercio a disposizione di chiunque che offra delle garanzie di durata e di solidità, per cui non c'è alternativa purtroppo. È logico che dentro di me sarebbe stato una cosa meravigliosa poter avere anche un motore italiano come lo è il telaio e molte altre parti di questa macchina.
purtroppo non c'è il commercio, quindi è solo un sogno ancora. Fa piacere constatare che nel grande circo v'è gente serena e modesta come Enzo Osella. Accanto a Ferrari ed Alfa c'è dunque anche lui. E chissà che non riesca a far bene abbastanza presto. La sua tenacia e la sua onestà lo meritano. A domenica dunque, ed in bocca al lupo ad Alfa, Ferrari e Osella. Le redazioni sportive del TG1 e del TG2 hanno scelto i migliori sportivi del 79 in Italia e nel mondo. Per l'Italia è risultato primo Pietro Mennea con 63 voti, seguito da Vito Antuofermo, 19 voti, e dalla Felotti, la giovane brava nuotatrice, con 12 voti. I giornalisti del TG1 e del TG2 hanno eletto miglior atleta del mondo l'inglese Sebastian Coe, primatista mondiale degli 800 metri, dei 1500 e del miglio. Risultati Totip. Prima corsa X2, seconda corsa 1X, terza corsa 2-2, quarta corsa 1-1, quinta corsa 2-1, sesta corsa 2-1. Stasera vi lasciamo con immagini dello sci. Il freestyle, un nuovo modo di interpretare uno sport bellissimo. Buonasera, arrivederci tra una settimana qui alla Domenica Sportiva TG1.